Espi, ma perché l'hai vestito così? Cosa gli stai facendo? Ma cosa? Ma non lo capisci, Luca? Stiamo... Questo è l'uniforme da scuola! E questa è la super colla che Buddy si porta a scuola. Ma che scuola sei andato, te? Sembra un quarantenne e l'hai appiccicato al muro. Ma cosa stai dicendo? Ma agli occhiali, all'uniforme, a tutto quello che serve per la scuola. Questa è la super colla. Per andare a scuola ti serve la colla o no? Ma sì, vabbè, e ma poi, non, non cosa la usi ti serve a scuola? Ti serve una bella pinzatrice, cercando. Perché quando la colla non è quella abbastanza, di solito, sai, quella di solito la usa solo l'insegnante. E no, sai che è abbastanza pericolosa la pinzatrice? Lo sai com'è pericolosa? Certo che è pericolosa, quelle cose lì pungono, eh. Pungono, ma non soltanto, sì. Ti fissano, no, la parete come se non ci fosse un domani. Subito ti piace torturare il povero Buddy? Ma dai, ma Buddy è contento, il suo primo giorno di scuola o qualcosa di simile. Ma non se lo sta passando molto bene. Ma c'è sempre qualcosa che gli tira sul morale, non ti preoccupare, Luca, ad esempio. Cioè? Il cibo della mensa, una buona, grandissima pizza, vedi? Ah, che mensa, non lo so tu in che mese sei stato, ma pizza è così, ma cosa, bella. Ma se hai una grande fame ti sa una grande pizza, però a quanto pare commetto non che anche a lui gli piace. Mangialo, ma guarda che gli stai facendo perdere ma tutti i pezzettini. Ma perché non apre la bocca? Ma non mi interessa. Oh, guarda, oh, che mio, la... è partita una fetta, ecco, vabbè, è più comodo la da rompi. Mangiare con una fetta. Buddy, oh, vedi che finalmente la mangia. Certo, la pizza la mangia a fette, Espi, non è che... Dai, però anche il resto. Beh, io la mangio tutta intera, qualche problema, Luca? Come, scusa, non ti ho mai visto mangiarla tutta intera. E adesso gli ultimi pezzetti di pizza. Ma dai, uno che magari è due, pieno. E ma tre stare. Pieno. Beh, circa, l'importante, vabbè, è che si nutra come si deve. Finita l'ora della mensa. Soprattutto perché adesso c'è la ricreazione, Luca. Davvero? Assolutamente sì, c'è la ricreazione. Per fortuna Buddy ha un bel cortile. Oh, il mio momento preferito, Espi. Con guarda un bel cesto da basket. Beh, ma sei scarso. Non sei sono scarso. Fai fare a me, fai fare a me. Ma cosa? Guarda. Anche tu sei scarsissimo, Luca. No, non è vero. Ci riprovo io. Guarda. Non un altro ancora. Dai. Vabbè, ma dai. Ma Buddy cosa sta facendo? Scusa, guarda che si sta annoiando. Però sto Buddy non sta facendo assolutamente nulla, dannazione. Aspetta che gli trovo un'attività un pochino più utile. Ora ti mostro le incredibili abilità di portiere di Buddy. Guarda qui. Oh, finalmente giochi con lui al posto che torturarlo. Guarda com'è felice. È così felice che corre in giro. Guarda, tira le testate alle palle. Mamma mia, ma come para? Pararle? Aspetta, nell'angolino in alto. Questa l'ha mancata. L'angolino però è disonesto, Espi. Ma come disonesto? Scusami, è lui che non è capace. Dai, Buddy, però. Ma scusami, veramente fai così schifo? Invece no, invece se la cava. Dai, secondo me per le sue scarse prestazioni come portiere si merita una piccola punizione, no, adesso però. Espi, lo conosco questo gioco. Forse non si gioca a scuola, è meglio, eh. Come non si gioca a scuola? Ora devo semplicemente prendere la mela. Però vedi quelle freccette vogliono dire che c'è il vento che punta verso il basso. Quindi devo... No. Essere molto abile. Altrimenti già lo prendo. Adesso verso... Porca... Ok, per fortuna non si è fatto nulla. Taglia. Ok. E ora... Oh, guarda come l'ho presa. Okay. Perfettamente, vedi? Non ti devi fidare. Ti devi fidare di me. In alto. Dannazione. Oh, mannaggia. Guarda come trema. Ma non capisco. È così sicuro questo gioco. Guarda. Sì. È proprio da fare sempre nei pomeriggi. Ovviamente. Io lo faccio sempre. Decisamente meno amici da quando ho iniziato a giocare a questo gioco. Oh, 8 punti. Dannazione. Ma diventa sempre più complicato. Oh, guarda come va. Dai, arriviamo a 15. Oh, 15. E ora... 20. È impossibile arrivare a 20, dai. Luca. Dai, 16. E direttamente sulla sua guancia. Ok, forse è meglio passare qualcos'altro. Troppo. Vabbè, 16 è buono, 16. Ma Luca, arriva il momento in cui le lezioni ricominciano. E come le lezioni... No, che noia. Anche un po' di torture. Ovviamente il nostro adesivo non è la cosa migliore di sempre. Mi ricordo che tu non ascolti mai la lezione e al posto stai lì a torturare il povero Buddy. Ma cosa dici? Ma semplicemente, vedi, così almeno sta fermo. Ma la testa. Quanto al nostro adesivo? Oh mio Dio, possiamo mettere un sacco di nostro adesivo. Vieni qua, piccolo Buddy. Voglio vedere in quante parti ti posso dividere. E l'ultimo pezzetto, guardalo. Oh, un'opera d'arte moderna. Ma è bellissimo. Ora
ora è pronto per la lezione di educazione fisica. E tu invece? Ah, è stretching questo. È un po' stretching, un po' stretching. Anzi, molto stretching. Riscaldamento. A proposito di riscaldamento, Luca, non ti dà mai fastidio quando magari a scuola c'è troppo freddo, troppo caldo? Sarebbe bello avere sì, un condizionatore d'aria. Si sa bene che fa sempre freddo, sempre caldo. Sempre freddo? Beh, allora, se fa sempre freddo, basta aumentare la temperatura piano piano, vedi? E piano piano inizia a scaldarsi. Il nostro buddy inizia sempre a avere più caldo, caldo. Per condizionatore caldo, mi sembra un po' rotto. E così è felice, vedi? Guarda sta come sputando suda. Fiamme, un drago, non è un condizionatore. Cosa? Senti, non offendere il mio tecnico. Condizionatore è di marca. E il nostro buddy è guarda, buddy, l'hai fritto. Oh, no, vabbè, mi sa che l'ho lessato un pochino. Vabbè, non importa. Vabbè, è una simulazione realistica. Si può sistemare in un attimo, vedi? In un attimo si può cambiare il tempo e farlo rinfrescare un bel po'. Guarda quanto è felice, guardalo! Guarda quanto è contento! Lo vedo un po' rigido, sono sicuro. Ma no, ma che ha un po' di mal di schiena, ha preso il colpo della strega. E poi se proprio vogliamo rinfrescarlo ancora di più, c'è la possibilità di lanciare i ghiaccioli che piacciono tanto, vedi? Cos'è sto condizionatore? Scusa, ma serve per rinfrescare il ghiaccio automatico, per esempio i frigoriferi che ti fanno il ghiaccio. Questo condizionatore ti fa il ghiaccio e te lo spara in faccia direttamente. Beh, io Per non parlare, nel caso in cui appunto tu inizi a avere un pochino di freddo, della funzionalità palla di fuoco. È molto molto comoda, vedi? Sì, riscalda istantaneamente. Questo soprattutto contro il ragno, le schifezze che trovi in giro. Assolutamente, le zanzare non hanno speranza contro una cosa del genere. Però Luca, passiamo ad altro. Ma ovviamente Luca, non dimentichiamo la cosa più importante della scuola, quella di imparare e ricordare le cose. Giocare a carte? Non è giocare a carte, sì, Luca, non è poker. Ops. Ok, ho sbagliato un po'. Mamma mia, l'ho azzeccata al primo tentativo. Sono veramente un genio. La tarantola. No. Oh mio Dio. Vabbè, ma sono fortunato. Ma scusami, ma qui stabilisco i record dei record. Allora, se non sbaglierà questo, lì, esatto, più questo, esatto. Poi questo e in alto a sinistra. Sì. E poi questi due, mamma mia, abbiamo fatto un punteggio incredibile. 11. Molta sta fortuna comunque. Però anche a scuola ci vuole fortuna, sappilo. Già. E ci vuole anche fortuna per il gioco delle tre coppe. O delle ma tre come bicchieri. Mai tutti questi giochi a scuola? Oh mio Dio, saranno tutti veloci. Hai qualcosa da spiegare? La mia è un po' una scuola d'azzardo a volte. Quale scelgo? La A, la B o la C? L'albero, clicca sull'albero. Quindi la A? A di albero? Luca, che fallimento però. Proprio non c'hai l'istinto, non c'hai. Adesso lo seguo. Prima ero distratto. Dai, prova a seguirlo. Guarda, va lento. E poi si velocizza. Dai, Luca, ce la puoi fare? Vabbè. In quale è finito? È quello centrale. Piazza la tua scommessa. Centrale? Assolutamente no, quello di sinistra, Luca. Vabbè, ma se sei così brocco a sto gioco, cosa giochiamo a fare? Dai, provaci un'altra volta. Guarda, adesso lo prendo, sei pronto? Vabbè, adesso è abbastanza facile, non si è mosso troppo. Qual è? Quella destra? Vabbè, la solita fortuna. Hai visto che sono salvato. Ora vediamo se fai l'ultimo errore fatale. Che sono super attento. Se azzecchi questa, te la diamo buona. Oh no, l'ho persa completamente io. Io ce l'ho a destra. A destra? Oh, tadà! Sì! D'accordo, te la sei meritata. Ora puoi scegliere la prossima tortura da fare a Buddy. Ho un'idea. Quella! L'ho trovata, l'ho vista. La meteorite gigante fiammante. Ma non è un meteorite, questa è un pezzetto di carta infiammato. È uno scherzo che non si dovrebbe mai fare, ma insomma, se si dà fuoco a un po' di carta, poi diventa una piccola meteora in miniatura. Sì, lo so, è pericoloso. E lo sai cosa succede? Oh, porca merda! Vabbè, ma scusa, ma era... Ma si era cosparso di benzina, davvero. Era pieno di benzina sto Buddy. C'è dato fuoco da solo. Vabbè, a sto punto, guarda, lo copriamo di meteore, di carta. E già che ci siamo, facciamo sparire le prove, Luca. Perché una cosa solamente da fare è far sparire le prove quando succedono queste cose. Un funerale vichingo. Mamma mia. E per far sparire prove non c'è niente di meglio che... se Buddy, ecco. Un bidone? Sì. Che far sparire i documenti completamente distruggendoli. In questo caso, Buddy. No, ho capito cos'è. Piccolo, Buddy, vai. Va. No. Però non vuole entrare. Buddy! È meglio di no, Espy. Guarda ma che come? È pericoloso ma quello. Ma come meglio di no? Hanno dobbiamo farlo sparire. Le protezioni, perché dentro ci sono una le volta lame. Per tutte. Dai, Luca, non fare queste storie. Se non vuoi andare in galera, devi fare questa cosa. No. 3, 2, 1. E dai, però. Bye, bye, Buddy. Così. Ma è fatto di carta. Certo che è fatto di carta, Luca. E dannazione, però torna. Non riusciamo a distruggerlo, ci portano dal preside. Ho scoperto la vera natura di Buddy. Tutti e due ci portano dal preside. Vai dentro. No, Espy, eliminalo.
Quindi gente, questo era un altro episodio di Kick the Buddy in compagnia di Luca su tutte le torture a scuola. Non dimenticate di dirci qual è stata la vostra tortura preferita. Se avete preferito quelle della ricreazione oppure quelle durante la lezione vera e propria. Lasciate tantissimi mi piace se volete un altro video come questo e ovviamente diteci con un commento quali torture vorreste vedere nei prossimi episodi. Io e Luca vi salutiamo e vi diamo appuntamento la prossima volta. Ciao ciao!